Lo sai qual è il più grande ostacolo contro il quale si è imbattuto nostro Signore Gesù Cristo? No, non è il tuo peccato, non è il mio peccato, no, anzi, per i nostri peccati lui ha offerto la sua vita. Il più grande ostacolo nel quale si è imbattuto il Signore è l'ipocrisia. Perché l'ipocrisia è la manifestazione del rifiuto del suo amore. Cioè, l'ipocrita vive una doppia vita per difendersi. Perché crede, si illude di non aver bisogno del Signore nostro Gesù Cristo, di non aver bisogno di essere salvato. Chi è ipocrita è convinto di potercela fare da solo, di potercela fare in virtù delle proprie virtù, in virtù dei propri sforzi, del proprio andare in chiesa, del proprio fare parte di gruppi parrocchiali, del proprio impegnarsi nelle questioni sociali. O forse crediamo di essere cristiani, di essere discepoli del Signore perché parliamo di Lui, perché predichiamo il Suo nome, perché ci impegniamo ad annunciare il Vangelo. Forse per quello noi crediamo di essere discepoli del Signore. Ecco, l'ipocrita è quello che bussa, alle porte del paradiso, cioè bussa alle porte dell'intimità con Dio, mostrando, le sue credenziali. Credenziali che si è creato da sé, dandosi dei meriti, dandosi delle medaglie, perché ritiene di essersi comportato come un buon cristiano, come il manuale del buon cristiano prescrive. E invece oggi nel Vangelo, che è la chiusura del discorso della montagna, quella predicazione meravigliosa con la quale il Signore ha presentato se stesso, ha presentato la fotografia dell'uomo nuovo, del cristiano, cioè di colui che vive in Cristo, che vive la vita di Cristo. Ebbene, alla fine di questo discorso il Signore dice: ma il tuo cuore dov'è? E questa è la domanda che risuona oggi nella nostra vita. Il tuo cuore è con Cristo o non è con Cristo? Il tuo cuore è pieno di nostro Signore Gesù Cristo? Oppure il tuo cuore è un pochino con il Signore, un pochino con il mondo? Perché, come sempre, si tratta di una questione di cuore. Si tratta di una questione, di verità, di autenticità. È tossico vivere una vita doppia, è dannoso, è velenoso, è letale. È letale per la nostra anima e ci impedisce di andare al cielo, cioè ci impedisce di entrare nell'eterna comunione con l'amore di Dio, con Dio, perché per entrare nella comunione con Dio è necessario essere cristiani, cioè essere di Cristo, cioè aver ascoltato la predicazione, aver ascoltato la parola del Signore, aver lasciato che questa parola penetrasse sino in fondo nel nostro cuore, nel nostro intimo, mettesse radice, al punto che la parola di Dio, che è Gesù Cristo stesso fatto carne, si facesse carne dentro di noi, perché sulla soglia dell'intimità col Padre Gesù possa riconoscere Lui dentro di noi, in noi le sue sembianze, in noi vasi di creta, fragilissimi, ma che hanno dentro il tesoro più grande, Gesù Cristo stesso, il suo amore, la sua parola fatta carne. È questo quello che il Signore oggi ci annuncia con amore, con misericordia. A me interessa il tuo cuore, che accolga me perché la tua vita possa essere fondata su di me, perché io sono l'unica roccia sulla quale tu puoi fondare la tua vita. Tutto passa, tutto ti sfuggirà dalle mani. L'unica cosa che non passa è la mia parola. E la mia parola è amore, amore incondizionato a te. Allora, lasciati amare. E se ti lasci amare, vedrai che lascerai anche l'ipocrisia. Allora coraggio, perché per andare in cielo c'è un'unica e sola condizione: lasciarsi amare dal Signore, consegnargli completamente la nostra vita, perché Lui la fondi sulla roccia del suo amore, capace di resistere a tutte le tentazioni, a tutte le difficoltà e condurci piano piano, camminando sull'acqua, in mezzo alle tempeste, al porto del cielo, dell'intimità eterna con il Padre.